Dopo aver pubblicato i parametri per la classe regina delle hypercar, il comitato FIA EACO ha emesso il bilanciamento delle prestazioni relativamente alla 24 ore di Le Mans 2024 anche per la categoria Turismo GT3. In generale tutte le vetture dovranno gestire un aumento di peso rispetto a quello precedente imposto per l'ultima gara a Spa, che potrebbe obbligare tutti i team a modificare la strategia per la gara sul tracciato di La Sarthe. In questo contenuto analizzeremo i parametri della classe GT3 e cercheremo di capire come potrebbe presentarsi lo scenario in gara, considerando il grande equilibrio visto in questa prima parte di stagione del Mondiale Endurance WEC 2024. Il BOP attribuito per la 24 ore di Le Mans 2024 e relativo alla classe Turismo GT3 applica un aumento di peso per tutte le vetture, oltre a modificare la potenza utilizzabile sia entro che oltre i 200 km/h di velocità. Analizzando i parametri di variazione rispetto all'ultimo evento, la 6 ore di Spa, partendo dalla potenza utilizzabile entro i 200 km/h di velocità, le uniche vetture che non subiscono variazioni sono la BMW M4 e la McLaren 720S. Restano invariati invece i parametri di utilizzo della potenza oltre i 200 km/h di velocità per quanto riguarda Aston Martin, Lexus, McLaren e Porsche. Diminuisce in percentuale l'utilizzo di potenza invece per Corvette e Ferrari nella misura del 2%, per Ford Mustang nella misura dell'1%, mentre invece BMW potrà utilizzare l'1% in più di potenza oltre i 200 km/h di velocità. Analizzando il peso, gli aumenti più importanti sono stati attribuiti ad Aston Martin con 22 kg in più rispetto alla gara di Spa, Lamborghini che dovrà gestire 25 kg in aggiunta e tra i principali Corvette che aumenterà di 11 e Lexus di 10 kg. Segue Ford Mustang con un aumento di 9 kg, mentre i più lievi sono stati attribuiti a BMW con 3 kg, Ferrari con 2, McLaren con 6 kg e Porsche con soltanto 1 kg di peso in aggiunta. Sicuramente sarà interessante vedere sul circuito di La Sarthe la gestione della potenza dopo i 200 km/h di velocità, con riferimento ai lunghi rettilinei e all'alta media di percorrenza sul giro. Per quanto riguarda la parte aerodinamica, l'altezza da terra rimane fissa per tutte le vetture a 50 mm e vengono definiti anche i parametri in merito all'angolo di incidenza per l'ala posteriore nella misura minima e massima. Per quanto riguarda invece l'energia utilizzabile per ogni stint, importanti diminuzioni per quanto riguarda innanzitutto McLaren con 23 megajoule di differenza rispetto alla gara di Spa, BMW e Ferrari che potranno utilizzare 11 megajoule in meno, Corvette 15 e Porsche 16. Minori invece le riduzioni per quanto riguarda Aston Martin con 8 megajoule, Ford Mustang 9 e infine Lamborghini e Lexus che potranno gestire a Le Mans 7 megajoule in meno per ogni stint. Per la gara di Le Mans, il comitato FIA EACO non applica la zavorra in aggiunta relativa al Success Ballast, che tiene conto dei risultati precedenti e delle posizioni in classifica, in quanto l'evento di 24 ore costituisce una gara di unica tipologia in calendario. Sempre per la durata lunga dell'evento, nella classe GT3 potremo vedere una gara particolarmente combattuta, considerando la grande equivalenza di prestazioni tra Porsche con la 911 GT3 di Mantai e le BMW del team WRT, includendo però anche la Aston Martin di Heart of Racing, che potrà inserirsi come terzo competitor per la vittoria, senza tralasciare Ferrari e in particolare Lamborghini, che era riuscita ad ottenere a Spa il gradino più basso del podio, in un evento comunque particolare, ma dimostrando una buona affidabilità. La gestione del carburante e delle strategie di pit stop sarà un altro elemento cruciale nella gara di Le Mans per la classe GT3. I team dovranno pianificare attentamente quando e come effettuare le soste per ottimizzare le prestazioni complessive. Questo aspetto potrebbe favorire le vetture con una migliore efficienza energetica e strategia di gestione del setup, rendendo la competizione ancora più imprevedibile. Inoltre, la combinazione di diversi costruttori e le variazioni nei
dei parametri tecnici potrebbero portare a varie sorprese durante la gara, dove l'affidabilità e la capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni in evoluzione saranno determinanti. In conclusione, la 24 ore di Le Mans 2024 si preannuncia come un evento particolarmente interessante per la classe GT3, che gareggerà alla SART per la prima volta nel Mondiale Endurance WEC. L'assenza del Sasses Ballast aggiunge un ulteriore elemento di incertezza, rendendo la lotta per la vittoria ancora più aperta. Sarà interessante osservare come i team sfrutteranno le caratteristiche uniche delle loro vetture e gestiranno le sfide tecniche e strategiche su uno dei circuiti più impegnativi del mondo. Questo era tutto per quanto riguarda il bilanciamento delle prestazioni nella classe Turismo GT3 attribuito per la 24 ore di Le Mans nel Mondiale Endurance WEC 2024. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, soprattutto come potranno influire queste modifiche sull'esito della gara e quindi quale team potrebbe essere favorito per la vittoria. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto, se volete iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!